Bentornati ragazzi sul mio canale, io sono Ferrari e sono tornato in un nuovissimo video, raga. Oggi andiamo a parlare un po' del figlio Spina, la moda del momento che ha popolato tutto il mondo, raga. Video un po' uscito in ritardo del figlio Spina, però dai, lasciamo stare questa parte qui. Figlio Spina, che vorrei dire un po' delle cose che c'ha e dei pregi e dei difetti che c'ha. Beh, la cosa forse più difettosa è che, diciamo che dopo un po' di utilizzo, sempre girarlo lì, la sua, diciamo, capacità di girarsi per 5-3 minuti svanisce dopo si girerà per 1-2 minuti, raga. E fidget spinner è anche un antistress che ti aiuta, diciamo, a ammazzare il tempo, ovviamente. Quando non sai cosa fare, basta che giri sto a fare qua, questo fidget spinner, e diciamo che ti senti molto più tranquillo e non più annoiato come ti sentivi prima. Fidget spinner, diciamo che sta spopolando tutto il mondo, raga, perché diciamo che Fidget Spinner era passato già da un po' di tempo fa, no? Che è stato inventato, se non mi sbaglio, da una certa signora che nemmeno io so come si chiama, che l'aveva inventato per sua figlia perché aveva dei problemi con l'articolazione nelle dita. Poi, ovviamente, poi lei ha voluto farlo distribuire, non ha avuto, diciamo, i soldi per pagarlo e per farlo diventare proprietà, e allora tutte le aziende adesso ne hanno approfittato per rifarlo e rivenderlo nel 2017, dove ha spopolato davvero in tutto il mondo nei mesi di maggio e giugno, e ancora sta spopolando, raga. Diciamo un tipo di kendama, per chi non lo sapesse, quel tipo di martello che bisogna mettere una palla qui, oppure lo sapete cos'è il kendama, ok? E sì, ovviamente il fidget spinner non c'ha diciamo, un proprietario, non è proprietario di nessuno il fidget spinner, e praticamente anche voi lo potete comprare e rivenderlo a un prezzo più alto, perché tanto il proprietario non esiste, è un fidget spinner e basta. Fidget spinner che io mi sono sorpreso come ha spopolato, infatti a me fra una settimana mi dovrebbe arrivare, infatti io non ce l'ho adesso, perché non l'ho avuto, e l'ho messo proprio a Amazon per mandarmelo, perché l'ho ordinato, e infatti una settimana circa mi dovrebbe arrivare. Fidget spinner che a me mi piace davvero molto, infatti tutta la mia scuola, infatti tutti i miei amici pure c'hanno sto affarino qui che lo giri e il stress praticamente ti passa. Diciamo che non è proprio un antistress per me, perché io di più lo vorrei proprio girarlo, è una cosa bella, cioè, no, non so cosa fare, giri lì e ti senti molto più bene. Fidget spinner, droga del momento. Io non so, io ho detto il mio parere di questo fidget spinner, no? Perché diciamo che da una parte fa del bene, da una parte fa anche del male, perché se usato sempre troppo può creare dipendenza. E infatti uno con i bambini ha creato dipendenza in alcune scuole del mondo, già è stato, diciamo, cosiddetto, come si può dire, tolto proprio, è vietato questo fidget spinner in alcune scuole. E nella mia scuola, diciamo, non so, forse se solo nella mia, no? O anche nella vostra c'è, però anche i professori hanno sto fidget spinner che nel tempo della lezione continuano sempre a girarlo, una cosa molto bella per i professori, mentre per noi no, perché non lo possiamo avere, perché dopo ce lo confiscano, è molto bello, bellissimo, no? Confiscarsi un fidget spinner da 200 euro, bellissimo, cioè. Ok ragazzi, il video è giunto al termine, ho detto quello che dovevo dire su questo fidget spinner, video uscito in ritardo infatti, però non fa niente, dai. Pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguite su Instagram, profilo, link in descrizione, scusate, subscribe, iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti, noi ci vediamo nel prossimo video, e da qui è stato tutto, ciao ragazzi, ciao!